cuore di Milano, agli archi di Porta Nuova, che sono bellissimi e antichissimi, che sono un luogo importantissimo di questa città, ma sono molto importanti anche per il libro di Alessia Gazzola, Costanze e buoni propositi. Come mai? Che cosa succedeva qua dentro tanti tanti anni fa? E qua dentro c'era una rocchetta cosiddetta di Porta Nuova, che è stato il luogo in cui è stata imprigionata Bernarda Visconti, che è un po' la protagonista, diciamo, del caso medievale di cui si occupa la nostra Costanza, protagonista suo malgrado. Bernarda appunto è esistita veramente, era la figlia di Bernabò Visconti e fu colta in flagranza di adulterio, ragione per cui venne punita molto aspramente da colui che poi era il padre, perché venne condannata a essere rinchiusa a morire di fame. Ma questa non era una storia che io conoscevo, sono entrata in contatto quando ho iniziato a studiare, proprio perché desideravo un'ambientazione milanese per questo secondo libro di Costanza. E quindi io ovviamente la storia di Milano non la conoscevo e sono partita come al solito, no, da chi governava la città, quindi dai Visconti, in quel periodo storico che a me interessava, e mi sono appunto imbattuta in questa vicenda, ma soprattutto poi nel fatto che c'è stata questa impostora, un po' come la Anna Anderson che si spacciava per la granduchessa Anastasia Romanoff, e che per molti anni a venire, dopo, si spacciò per Bernarda Visconti. Ecco il video sorpresa, perché sono qui con un'autrice che io personalmente amo molto, so che l'amate tutti moltissimo. Sto parlando di Alessia Gazzola, che insomma insieme raccontiamo il suo nuovo romanzo, che è meraviglioso, Costanze e buoni propositi, e Alessia è qua, ve la faccio vedere a distanza. Allora, la tua Costanza è tornata, ha un nuovo caso da risolvere, la nostra paleopatologa più simpatica del mondo. Devo dire che la paleopatologia mi piace moltissimo. Ho scoperto un mondo pazzesco. Guarda, ma anche su di me ha fatto questo effetto, da che non ne conoscevo l'esistenza. A che ho capito che insomma in realtà era tanto il mio forte, forse l'avrei dovuto fare anche nella vita vera. No, perché sai cosa? Col fatto che unisce la medicina e la storia, no? E anche la ricerca storica, per chi ha quel minimo, no, di attitudine a esaminare documenti, a volerne sapere sempre di più, in realtà è proprio perfetta, no? Per chi ha questo tipo di curiosità, temperamento, no? Per chi ama perdersi appunto nel un po' tra le suggestioni storiche, un po' anche nella fantasia, perché poi la storia si ferma a un certo punto, non ti dà più delle risposte, sono andate perse con il tempo, non hai più riscontri dai documenti, e a quel punto come fai a trovare le risposte? In certi momenti vai anche un po' per supposizione. Devo dire che l'ho trovata tanto tanto congeniale anche io, la paleopatologia. E forse anche la nostra Costanza, che nel primo libro questa paleopatologia non è che la convincesse più di tanto, in questo libro inizia a affezionarsi un po' di più. Un po' di più, lo ammette. Le distanze, perché poi un termine è sempre ritorna. Però è vero, sta cominciando a conoscere anche lei un po' di più della materia. E questo comporta che, un po' come superato, cioè come tutti noi, no? Quando superiamo il primo impatto e lo scoglio anche di non saperci muovere, no? In un nuovo ambiente, in una materia che non è quella che abbiamo studiato e per cui ci siamo preparati. Ecco, superato quello scoglio iniziale lì, adesso lei sta capendo che forse può interessarle, molto più di quanto avesse preventivato inizialmente quando ha accettato l'assegno di ricerca, un po' perché non aveva nient'altro. E invece diciamo che la paleopatologia la sta coinvolgendo più del previsto. Da una parte c'è la paleopatologia, dall'altra parte c'è tutta la vita di Costanza che va avanti. Noi l'avevamo lasciata nel libro precedente con la sua meravigliosa figlia Flora, che aveva riavvicinato i rapporti con il papà di Flora, che è Marco, che devo dire la verità che è un personaggio che mi convince fino a un certo punto, e poi se vuoi ne parleremo.
E in questo libro, ecco, parlando dell'ora raccolta, ci sono un po' di tribunali, si devono un po' mettere d'accordo, ecco, su chi deve tenere l'ora e chi no. E lui, tra l'altro, si sta, questo lo possiamo dire senza fare spoiler, si sta per sposare con Federica, che è la sua fidanzata storica, 10 anni, anche se insomma è un fidanzato, Marco, un po' particolare. Ecco, come troviamo Costanza? Beh, la troviamo appunto piena di buoni propositi, cioè lei sa che sta, che, conoscendo meglio questo papà della bambina, perché poi loro hanno un punto di partenza molto particolare, cioè loro condividono, hanno condiviso il massimo dell'intimità, condividono una figlia e però di fatto non si conoscono, sanno pochissimo l'uno dell'altro e non solo, sono anche pieni di pregiudizi l'uno nei confronti dell'altro. Quindi lei via via, diciamo, al secondo volume della storia, lo sta conoscendo, si sta rendendo conto che in realtà quello che conosce le piace decisamente, però appunto ci sono mille fattori da tenere in considerazione: senso di responsabilità nei confronti della bimba, senso di lealtà nei confronti comunque del rapporto che lui ha con un'altra persona, perché lei dice se non è bravo lui, questo non significa che non debba esserlo io. E quindi lei è piena di buoni propositi, che non si vuole mettere di mezzo, che farà le cose per bene, che non combinerà guai, che non sarà di impiccio per nessuno. Ma cosa se ne farà Costanza dei suoi buoni propositi lo scopriremo leggendo il libro. Io devo dire che Costanza a me piace da morire. Perché è contraddittoria. Perché è imperfetta. Sì, è assolutamente imperfetta. Molto. Si innamora sempre della gente, delle persone sbagliate, vuole fare delle cose poi non le fa, no, poi quelle che fa dice no, non le volevo fare, no. È fantastico. La mattina si sveglia con una prerogativa che a fine serata è già andata per la sua strada. Insomma, no, anche devo dire che a me lei diverte, perché io la sento distante da me da un punto di vista della narratrice, cioè non è che il mio alter ego messa in condizioni di fare altre cose o di dire altre cose, è proprio una persona diversa da me, ma io resto convinta che questo sia del resto il divertimento dello scrittore, no? Assumere per un po' i panni di qualcun altro, fare delle cose che ci risulterebbero completamente impensabili o impreviste, perché sennò immaginare sempre noi stessi, non lo so, penso che alla lunga soffrirebbe anche un po'. Invece secondo me la cosa proprio divertente è andare a immaginare questi personaggi che non sono noi, plasmarli anche un po' come noi li desideriamo. Del resto, insomma, lo scrittore si dice che abbia un po' da questo punto di vista, no? La sindrome del creatore. Perché è così, perché puoi inventare il tuo mondo con le tue regole e far comportare i personaggi come vuoi tu. Questo è il divertimento a cui personalmente non so rinunciare. Devo dire che io invece la sento molto vicina. Sì. Di Alice. Milano, noi siamo qua nel parco di Porta Venezia, prima abbiamo visto un posto molto particolare. Milano è la Londra che mi posso permettere, a un certo punto dice Costanza, me la sono segnata come frase perché è una bella definizione. Perché insomma, per te era importante ambientare questo libro in questa città, oppure è venuta prima la storia e poi la città, o prima la città e poi la storia? Allora, in realtà è venuta prima la città e poi la storia, cioè prima la scelta di ambientare, diciamo, il caso storico a Milano, mentre Costanza continua a vivere a Verona. Quindi comunque è un libro in cui c'è un certo dinamismo, perché lei in effetti si sposta fra Verona e Milano. E la storia di Bernard è venuta in un momento successivo, quando io appunto ho iniziato a studiare per trovare la storia che facesse il caso mio. Milano la volevo tanto. È stato anche un buon consiglio che io ho ricevuto, perché in effetti mi ha consentito, visto che il personaggio maschile giustamente citato di Marco vive a Verona, chiaramente per me era a Milano, per me era un buon escamotage narrativo per creare opportunità di incontro con la nostra Costanza. E questo per prima cosa. Però in realtà io amo molto Milano, che ormai frequento da tanti anni, anche se non ci vivo, e poi io ritengo che stia diventando, da un punto di vista culturale, dello stile di vita, una città sempre più importante, ecco, a livello proprio non soltanto nazionale. Quindi mi piaceva un po' l'idea di portarla anche all'interno di un libro, senza lasciare comunque Verona, che è la location che io ho scelto comunque per questa serie di libri, perché comunque Costanza idealmente continua a vivere. Che è la città dove abiti, Verona, che è quella in cui abito. Quindi un po' di Alessia Gazzola c'è. Anche in... Ma a un certo punto qua torna anche in Sicilia la nostra Costanza. Fa pasticci anche in Sicilia. Fa dei casini pazzeschi. Anche si muove in Sicilia. Tanto. In questo libro devo dire che ci sono tanti movimenti. È dinamica. È dinamica, ci sono tantissimi viaggi.
E stavo cercando la data precisa che adesso troverò, che era il 1377, giusto? Che della morte della... 73, comunque, insomma, parte del romanzo ambientata nel 300. Come dicevi prima, tu racconti la storia di Andreola e Bernarda, due donne che sono, come scrivi, entrambe punite per il desiderio di essere libere e amate. Mm-hmm. Ecco, questo aspetto storico, tu hai voluto inserire anche una parte storica, no? Nel libro, mm-hmm. Storia di Costanza, sempre molto legate anche al femminile, anche nel libro precedente, esatto. Insomma, c'era la storia di una donna. Come mai e che cosa forse ci ricorda, ecco, sì, di quanto sia difficile poi alla fine continuare ad essere donne? Ci siamo, esatto, cioè ci siamo evolute con grande fatica, bisogna dire, ecco, sicuramente la condizione femminile del 300, ecco, per chi si lamenta di quella del giorno d'oggi, probabilmente quella del 300 sembrerebbe insostenibile, perché c'erano davvero dei limiti. E chiaramente delle difficoltà che, con tutto che appunto ancora oggi noi donne spesso ci lamentiamo, ma davvero quelle del 300 erano insostenibili probabilmente, appunto come quella di queste due ragazze, che in definitiva è un qualcosa che noi nel 900-2000 non ci sogneremmo nemmeno, no? Di essere rinchiuse a morire di fame perché siamo state adulte, ecco. Poi per carità, questo vale fino a un certo punto, perché come già dicevo prima, ci sono frangenti ancora, no? Culturali e geografici in cui purtroppo queste cose ancora accadono. Ugualmente sicuramente mi interessa una circolarità, no, della storia, e quindi collegare quello che è la vicenda medievale anche alla vita di Costanza. Quindi in particolare questa storia qui, che ha al centro un'impostora, no? Perché c'è questa donna che si spacciò per Bernarda, cosa la spingeva ad assumere l'identità di un'altra persona? E dall'altro lato questa sindrome dell'impostore che Costanza ha, perché hanno un sacco di donne in realtà. Io ce l'ho pure, poi io, vedi che si scopre che io e Costanza poi non siamo così tanto distanti. Io ce l'ho, io sono quella che quando, diciamo, qualcuno mi fa un complimento riguardo ai miei libri, io resto sempre meravigliata, cioè non me lo aspetto mai. Però è così. Ed è così. Quindi, e secondo te come mai le donne? Perché è una cosa che, di cui si parla spesso, no? Della sindrome, di questa sindrome dell'impostore, no? Perché ci sentiamo sempre un po' fuori posto, di occupare un posto che forse non sarebbe il nostro. Ma c'è sicuramente in parte che come sono state cresciute, soprattutto nella generazione degli anni 80 probabilmente, no? C'è tanta insicurezza secondo me di fondo, e il pensare che l'obiettivo è sempre più in alto, cioè tu pensi che l'hai raggiunto, magari l'hai raggiunto per 5 minuti, immediatamente però l'asticella si alza e tu sei sempre protesa verso questa asticella che non raggiungi mai. Però nel frattempo magari gli altri si accorgono dei tuoi miglioramenti, delle tue evoluzioni, e mentre tu no. Ed è il motivo per cui ti senti che sei un'impostora. Ecco, questo almeno per quanto riguarda me, poi credo sia anche veramente tanto soggettivo, non so tu. Comunque, appunto, si scopre che poi Costanza, quindi l'essere siciliana trapiantata a Verona, è la sindrome dell'impostore. Iniziamo sempre da una parte e poi si arriva un po' dall'altra. Però levati questa sindrome dell'impostora, perché tu adesso sei molto brava, ti devo fare anche i complimenti per questo libro, perché, cioè, devo dire, è un bilanciamento perfetto tra la storia di Costanza, le sue avventure, la sentimentale, il suo essere mamma. È un libro che fa molto divertire, ma è un libro che fa anche tanto pensare. E poi ovviamente c'è la storia e c'è il caso. C'è una costruzione, davvero mi vorrebbe dire, perfetta, no? Cioè davvero un bellissimo bilanciamento. E tu scrivi anche nei ringraziamenti che questo libro, insomma, è scritto in un momento difficile, come è stato un momento difficile per tutti, il lockdown, e dichiari anche che il libro è ambientato nel 2020, ma non hai voluto inserire questa parte della nostra storia. Ecco, la mia domanda è un po' questa: forse aver avuto questo momento così anche di silenzio, di pensiero, ti ha portata a concentrarti di più, ad approcciare il tuo lavoro di scrittrice in maniera diversa? Sicuramente ho capito, comunque, se mai ne avessi bisogno, di essere sicuramente una privilegiata, no? A poter gestire il mio tempo, i miei spazi, e anche la mia solitudine, no? Che comunque per me è
necessaria. In realtà solitudine durante il lockdown ne ho avuta parzialmente perché appunto avevo anche le bimbe a casa. Facevi un sacco di muffin, io me lo ricordo, che facevi un sacco di torte. Ho preso 5 kg durante il lockdown perché non facevo che cucinare. Però insomma, senz'altro quello è stato un momento storico che ha dato tanti insegnamenti. Poi che li abbiamo dimenticati magari nel giro di niente è un altro discorso, però senz'altro a me ha fatto pensare tanto sulle fortune e su tante cose che secondo me diamo per scontate. L'altro giorno me lo diceva una mia amica, io rubo le sue parole come del resto uno scrittore sa ben fare, che quello che davamo per scontato, quindi salute, libertà, istruzione, erano tre cose che erano assolutamente scontate. 2020 ci ha fatto capire che scontate non sono. Quindi è chiaro che per chi poi vive anche di creatività e della propria dimensione interiore, che necessariamente poi va a intingere chiaramente anche i libri che scrive, questo io immagino che abbia avuto delle ripercussioni. Il romanzo secondo me poi alla fine non ne ha risentito sul piano forse del divertimento, perché comunque per me è sempre una prerogativa divertirmi nella scrittura, perché per il tipo di libri che scrivo io, che si propongono comunque l'intrattenimento e l'evasione, onestamente divertirmi io per prima penso sia fondamentale. E certo, in un anno del genere, con tutto quello che ci siamo detti finora, il divertimento era difficile. Tuttavia, per me è sempre, come dire, occasione per evadere appunto dalla realtà, che poi è uno dei motivi per cui non ho voluto neanche nominare, neanche distrattamente, il Covid. Però, in questo libro qui è citata la peste della fine del 300 che c'è stata a Milano, ci fu un revival di peste proprio tra il 1399 e il 1402, mi pare, o uno, e questo l'ho sentito molto vicino come episodio storico, anche se chiaramente la peste era ben più temibile, ma ugualmente credo che l'impatto sulla psicologia delle persone potesse essere in qualche modo assimilabile. Ci sei riuscita benissimo, Alessia Gazzola, Costanze buoni propositi, grazie e viva Lady Violet, così non l'abbiamo citata ma mi sembrava giusto citarla perché c'è, l'ho vista, certo. Perché Lady Violet è un grande idolo, in comune mio e tu sicuramente, ma in generale penso che sia una delle figure televisive meglio riuscite probabilmente di sempre. Lady Violet, io lo dico sempre, mi ha insegnato più cose di Lady Violet. Sicuramente. E noi infatti la citiamo puntualmente in ogni libro.